campagna è discriminatoria, perché è un attacco che arriva dopo un anno di attività e non è giustificato da nessun apparente significativo problema. Quello che noi diciamo è che noi abbiamo fatto fino ad ora quello che era il nostro obiettivo, salvare le vite, che queste, le vite della vita di queste persone che a mare rischiano ogni giorno veramente di essere sole in questa, nell'affrontare questo enorme rischio. Sappiamo e siamo consapevoli che sono molte, e quindi pensiamo che la presenza delle ONG sia un importante supporto alle strutture, alle altre strutture governative che fanno queste operazioni. Certo, ci aspettiamo che questa nostra attività non venga interrotta così bruscamente, in un momento in cui sappiamo che ancora moltissime persone sono pronte a prendere il mare e a rischiare la loro vita. Allora, per quanto riguarda la domanda se abbiamo mai ricevuto delle richieste di soccorso dalla Libia direttamente, la risposta è assolutamente no. Mai. Assolutamente no, mai in nessuna circostanza abbiamo ricevuto direttamente questo tipo di richieste di soccorso. E per quanto riguarda la seconda domanda, che riguarda quindi il presunto business che si svolgerebbe con le operazioni di soccorso, la risposta è comunque no. Non abbiamo nessun tipo di collegamento con le persone che sono coinvolte dal lato della Libia nella conduzione di queste operazioni, e non abbiamo alcun tipo di legame con loro in nessun modo. La ragione per cui siamo presenti quando ce n'è bisogno e sappiamo dove le navi sono è perché, come spiegava prima il collega Nicola, sappiamo bene ed è documentato che le navi e le imbarcazioni in difficoltà si trovano nella cosiddetta SAR zone, quindi è una zona ben precisa. Anche in un anno di lavoro abbiamo anche l'esperienza e la documentazione sufficiente per capire come, dove e quando andare, tenendo anche presente che è fondamentale arrivare il prima possibile. Anche un'ora può fare la differenza. Quello che è stato dimostrato è che in linea di massima, se un calcolo del genere si può fare, sono 10-15 le ore che al massimo una persona in quelle condizioni può sopravvivere in mare. E i salvataggi che effettuiamo possono avvenire in due modi fondamentalmente: o per una chiamata che riceviamo noi sul telefono nave direttamente dall'MRCC di Roma, quindi dal centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, che riceve una chiamata di soccorso, una segnalazione di imbarcazione in difficoltà e quindi poi comunica alla nave nella posizione idonea di intervenire, altrimenti per una scoperta nostra di imbarcazione in difficoltà, noi ovviamente stiamo facendo un servizio di pattugliamento, di search and rescue attivo, per cui siamo nell'area dove statisticamente è evidente che ci sono le imbarcazioni in difficoltà e che affondano, e quindi per mezzo di osservazioni radar o visive tramite il binocolo scopriamo le imbarcazioni in difficoltà. In questo caso viene immediatamente informata la MRCC di queste imbarcazioni in difficoltà e la MRCC ci dà ovviamente l'istruzione a procedere per il salvataggio. Quindi nessuna richiesta di soccorso.